Un Saturnino Servidio, capolista del primo partito dei pensionati qui a Voghera. Benvenuto. Grazie. Tutto bene? Benissimo. Sappiamo molto bene che nei programmi che vengono presentati dai partiti molto spesso quello che c'è scritto poi non si avvera. Noi ci appoggiamo al programma del sindaco. Noi possiamo dare dei consigli parlando di tutti i problemi che riguardano l'amministrazione, che riguardano il territorio, che riguardano la politica per lo sviluppo e per i nostri figli e per i nipoti e per l'ambiente e per tutte le altre cose, con la nostra esperienza di vita e di professione. A questo punto mi viene spontaneo chiederle quali sono i tre punti principali del programma dei pensionati o comunque del progetto che hanno i pensionati per la nostra città. I pensionati sono come i nonni, che amano la famiglia, e quindi i figli, i nipoti, e di solito diciamo, come era una volta, adesso la famiglia non esiste più, ma insomma come una volta, ma noi dobbiamo pensare allo sviluppo e per pensare allo sviluppo bisogna conoscere il passato, bisogna conoscere l'economia, bisogna conoscere tante professionalità che servono a questo discorso, ma essenzialmente bisogna avere la base. Nella base di un'istruzione, non dico di essere chissà un professore universitario, però diciamo la professionalità che si acquisisce nel corso della vita è quella che dà la capacità imprenditoriale di sviluppo. Come voi vedete, io ho 80 anni e sono in pista per cercare di correggere questo degrado che stiamo andando portando avanti con politiche sbagliate. Con la mancanza di istruzione, perché l'istruzione deve essere alla pari in tutta l'Europa. Ecco, mentre per esempio il perito agrario qui si chiama perito agrario, in Francia si chiama ingénieur d'agriculture, ma tutto questo programma di sviluppo dell'Europa e anche dell'Italia e anche quindi del Comune di Voghera è basato sul principio dei famosi département, che sarebbero oggi i distretti. Ma come voi sapete, per fare un distretto bisogna prima correggere il territorio mettendo in pista tutte le piccole e medie aziende agricole e le grosse aziende agricole devono partecipare sul territorio allo sviluppo attivo delle produzioni per andare sempre a quel discorso del chilometro zero che il sottoscritto ha pubblicato 9 o 10 anni fa su un giornale di Voghera. Io più di questo al momento non è che. Quindi diciamo che i tre punti sono tutelare il territorio, tutelare la famiglia e mettere in pratica l'esperienza acquisita in questi anni di vita. Possiamo dire che sono questi. Ma per tutelare il territorio bisogna invertire molte cose, diciamo, anche nella città. Innanzitutto bisogna dividere le acque reflue, le acque nere, quindi le deiezioni liquide e solide dell'uomo devono correre per loro conto e le acque invece piovane, le acque devono correre per un'altra, ma tutte devono andare sempre in un depuratore, anche le acque piovane nel depuratore. È un discorso ad altissimo livello che va discusso con gli ingegneri, periti agrari, dottori in agraria, architetti ambientalisti. Questo è un discorso di una tavola rotonda per cambiare la direttiva. C'è questa grande diffusione dei centri commerciali. Cosa si può fare per tutelare, le piccole e medie imprese della nostra città in barba a questi grandi centri commerciali? Io partirei da molto lontano, partirei dal filosofo Columella che ha scritto il De re rustica, ma se noi facciamo riflessione a delle parole dei nostri anziani possiamo sicuramente capire come avviene lo sviluppo, no? Adesso faccio un esempio piccolo piccolo. Se uno mette del grano diventa una monocultura, se uno vicino alla città mette pomodori, mette peperoni, mette melanzane, cioè fa gli ortaggi. Già gli ortaggi impongono un discorso di grande attività della manodopera dell'uomo e nello stesso tempo si sviluppano tutte le altre attività come quello che fa la serra e quindi diciamo, c'è l'incentivazione dei fabbri, insomma, di quelli addetti a fare queste costruzioni. C'è l'incentivazione della raccolta delle acque reflue in una certa maniera, la conservazione delle acque,
la depurazione delle acque per poi renderle potabili, cioè raccogliere, ma sono tanti progetti. Ma ci sono le risorse? Le risorse ci sono tutte, soltanto che noi non sappiamo come fare per prenderle. Perché manca l'esperienza? Manca la professionalità, manca l'istruzione. E allora la cosa principale è quella dell'istruzione, anche dei corsi professionali, non servono tanto, diciamo, perché sono così messi a sballati, devono essere tutti coordinati nelle varie direzioni. La base fondamentale è la riforma del territorio e la riforma agraria. Non possiamo fare coltivazione come l'America, come quelli che hanno grandi territori, loro fanno la monocultura oggi qui e domani là e non se ne fregano niente. Noi non possiamo, diciamo, né depredare la terra e né inquinarla, e noi la stiamo inquinando. La stiamo inquinando con i fanghi di depurazione. Non è vero che quando dicono si smaltiscono i fanghi di depurazione nelle risaie e nei campi per fertilizzare, ma chi l'ha detto fertilizzare? Noi andiamo ad avvelenare i campi e quando ci andiamo poi il contadino che non è informato carica su un ettaro di terreno 2000 quintali, forse anche di più, di fanghi di depurazione e li ara subito, ha l'obbligo di ararli subito perché prende 50.000 euro per ettaro. E cosa succede? Succede che questo discorso è un discorso sballato, perché favoriamo quelle che sono le mafie e tutta la corruzione. Ascolti, i pensionati per ovvie ragioni anagrafiche non fanno parte di quella generazione che ha visto e vissuto lo sviluppo e il diffondersi delle tecnologie, no? Anche se non ho una professionalità in questo campo, perché io provengo da un mondo piuttosto antico dove le moltiplicazioni si facevano a mano, ho dovuto per forza di cose, come tante altre persone anziane come me, che si sono aggiornate per quello che hanno potuto. Quindi una, possiamo dire, alfabetizzazione della cultura informatica necessaria ai tempi di oggi, necessaria. Io gradirei che ci fosse una scuola anche per gli anziani. Ah, interessante questo. Questa è una cosa importantissima. Anche se lei vuole fare la programmazione alimentare del comune, ad opera del computer oggigiorno è facile. Diciamo, gli avanzi di prodotti che una città non assorbe è subito comunicabile, immediatamente è a disposizione dei paesi vicini e quindi della collaborazione. Quindi è importante che tutti sappiano comunque utilizzarla. A proposito, lei ha nominato cultura informatica, però in questi mesi molte persone hanno valutato positivamente il lavoro fatto dall'assessorato alla cultura qua a Voghera, no? Dall'assessore Marina Zaretti. Secondo lei Voghera è sufficientemente valorizzata a livello culturale oppure c'è ancora molto da fare? Io posso dire che la Marina Zaretti, diciamo, si è data da fare molto e cerca molto la cultura. Io stesso ho partecipato a un corso che lei ha fatto fare 2 o 3 anni fa, mi ricordo bene, per quanto riguarda, insomma, sempre le coltivazioni a Voghera. Però quello che manca a Voghera è proprio la scuola agraria. La scuola agraria l'hanno fatto diventare un liceo. La scuola agraria deve tornare ad avere l'avviamento professionale agrario, la prima e la seconda tecnica agraria e poi primo, secondo, terzo, quarto e quinto istituto. Soltanto così potrebbe arrivare a pareggiare con i famosi ingegneri d'agricoltura francesi. Perché lei deve immaginare che noi oggigiorno non possiamo parlare di Voghera e noi siamo il capo del mondo. Voghera è una piccola parte, è come una cellula nell'uomo, nell'animale, nella pianta, la cellula. Questa è una piccola cellula che deve seguire il corso dell'economia politica nazionale e internazionale, quindi europea. Allora le persone che vanno a governare, quello che sarà il sindaco, che sarà la persona, deve qualificarsi di partner che siano all'altezza delle situazioni. Io stesso sono quello che ha fatto il movimento dell'olivicoltura e la provincia l'ha bloccata. Cioè la provincia non ha tenuto conto che poteva essere una bellezza, diciamo, perché l'olivo non si può coltivare dappertutto, ma soltanto delle nicchie. E sarebbe stato anche questo. Ora ci prepariamo all'Expo, ma con quale coraggio abbiamo quelli che sono gli operatori che lavorano per l'Expo? Hanno un coraggio da leoni, perché non c'è sotto la base, diciamo, di poter dire che noi possiamo essere così e così.
In tutta la questione agraria e territoriale siamo deficienti. Lei sa benissimo che quando si fa una strada si fa prima la massicciata, poi si mette la sabbia, poi si mette il rullo che comprime e dopo si mette l'asfalto. Noi adesso stiamo cercando di mettere l'asfalto. Il distretto è come mettere una cappa su tutto ciò che non è stato fatto prima, e cioè a dire i piani di sviluppo rurale. Anche sviluppo rurale, anche un'azienda di un ettaro può essere eccellente. Noi dobbiamo capire queste cose e poi dobbiamo capire che per ritornare ad avere i terreni fertili, che noi li stiamo distruggendo, dobbiamo ritornare ad avere la sostanza organica vera, anche le sostanze organiche che possono provenire dall'uomo, possono produrre biogas e poi il residuo con un progetto Okada può diventare un ottimo fertilizzante, diciamo, naturale. Allora sì che possiamo cominciare a parlare di agricoltura biologica, quando abbiamo innanzitutto portato i terreni alla fertilità. Oggi dobbiamo fertilizzare che cosa nel terreno? I microrganismi della flora batterica aerobica, che noi quando andiamo profondo la distruggiamo. Parla un linguaggio molto specifico, molto tecnico, devo dire. Chi forse non conosce questi argomenti magari fa un po' fatica. Vedo che l'argomento ambiente, comunque agricoltura, è molto importante per lei. Non soltanto questo, io volevo parlare di rifiuti invece. Io vorrei dire la mia sulle spazzature. Io non conosco perfettamente bene come viene organizzata, diciamo, lo smaltimento dei rifiuti a Voghera. Ma se io dovessi dare un consiglio, farei casa per casa per raccogliere l'umido, cioè tutto ciò che può essere o mandato, diciamo, nel compostaggio, ma più ancora io penserei a una nuova attività, ovvero tutti questi rifiuti, pane, pasta, eccetera, con i sacchettini, ognuno con il proprio nome, con un'istruzione fatta a tutti i cittadini, con la responsabilità di tutti i cittadini, che tutto ciò che è pane, che sono rifiuti che possono essere utilizzati per gli allevamenti, perché il mio progetto prevederebbe, io quando, se potessi fare questo progetto, io prevederei dove arrivano gli scarichi e ci sono i depuratori, i convertitori, tutte queste tecnologie moderne, meccanizzate e anche computerizzate, che possono lavorare dove l'uomo forse non potrebbe lavorare per la puzza o altre cose, eliminare tutte queste puzze anche con l'aggiunta di fermenti che esistono in commercio. Ma parlando dell'umido, casa per casa porterebbe una parte di sostanza alimentare per un allevamento di maiali, sempre nelle vicinanze, dove le deiezioni dei maiali vanno a produrre biogas insieme alle deiezioni umane. Ma questo è un progetto tecnico vero e proprio, che ci vorrebbe un mese per poterlo spiegare bene, in due parole è difficile. Però si creerebbe un'altra attività nel comune, quindi noi potremmo dire di avere gli allevamenti in zona. Quando mi parlano del salame di Varzi, adesso il salame di Varzi l'hanno declassato, non è più di Varzi, ma è lavorato a Varzi. Ma tutto questo sono l'attività, è l'uomo che la crea. Se noi vogliamo che i fichi ci cadono in bocca, non ci cadono. Non riusciremo mai. Ascolti, secondo lei, tra tutti i candidati sindaco che ci sono quest'anno, qual è quello più forte in assoluto? Ma non c'è, io non voglio entrare in questo argomento, perché io parlo per noi. Noi abbiamo intenzioni, insieme al sindaco che appoggiamo, intenzioni di portare, diciamo, la nostra voce in tutti i sensi. Innanzitutto per valorizzare l'uomo, come indica l'articolo 2 e 3 della Costituzione italiana. E quindi invito anche chi va a fare bla bla fuori e parlare di informarsi che c'è una Costituzione fatta da uomini veramente straordinari che avevano passato la guerra. Allora, proseguiamo con l'intervista. Siamo al favorevole o contrario adesso? No, agli argomenti che le dico. Allora, favorevole o contrario? Immagino contrario agli inceneritori.
Senza neanche dirlo, questo è sicuramente, perché il mio modo di vedere la natura e l'ambiente è tutto diverso di quello che si sta facendo. Favorevole o contrario alla costruzione di nuove moschee in Lombardia? Ecco, in questo campo non mi permetterei di parlare, perché diciamo qui si investe la religione dei popoli e soltanto il Papa potrebbe rispondere a questa domanda. Favorevole o contrario ai vigili urbani armati? Diciamo che potrebbe essere uno spauracchio per la gente, ma oggigiorno ancora Voghera è una città abbastanza calma rispetto alle altre città. Ma poi la protezione nostra dell'ambiente deriva anche dalla cultura, perché quando si vedono passare le persone che ti guardano così imbettite soltanto a chiedere una firma, questo significa non avere un minimo di cultura. E quindi dobbiamo spingere sulla cultura. La ringraziamo per essere stato con noi, è stato veramente molto gentile. Ma si figuri. Scusate del mio modo di parlare così, diciamo lento, ma non è che non sia riflessivo, è perché se dovessi parlare su alcuni argomenti ci metterei una settimana e allora preferisco non... Certo, no, ma noi capiamo, i tempi sono molto stretti, per cui insomma ci dobbiamo adeguare. Grazie mille. Grazie a lei. Grazie a lei. E cercate di farne ancora di queste, perché sono molto istruttive, sono importanti. Sicuramente. Grazie.